ne arriva Malpensa da Pechino. Ci potete raccontare i controlli che vi hanno fatto prima di scendere, giusto? Com'è andata? Semplicemente vengono a misurare due volte la temperatura con un termometro a pistola, diciamo infrarosso. E chiedono tutti i contatti. I contatti e dove comunque si andrà ad abitare, però per quello che riguarda i voli da Pechino, comunque dal resto della Cina, che non sia lo Hubei o Wuhan in particolare, che ormai non ci sono più voli, non mi sembra una cosa surreale. Ovviamente gli operatori sanitari sono vestiti in maniera protetta, diciamo, più mascherine, visiera, così, però per il resto sono abbastanza veloci, cioè il nostro è stato veloce, mi avevano detto 2 ore, così 40 minuti, mezz'oretta, tempo di fare tutto il volo, soprattutto con i passeggeri cinesi che magari non scompilano tutti i fascicoli. Ma poi danno un'informativa del ministero con il numero di riferimento per tutti. Poi i controlli vengono fatti anche in Cina, perché noi arriviamo da Shenzhen e lì eravamo controllati sempre, comunque sempre. Sì, diciamo che c'è anche metropolitana, nell'area di residenza, quando si entrava. Cioè, misuravano sempre la febbre? Sì, 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 sia dove abiti che ogni volta che entravi con un mezzo pubblico. Anche nelle aree residenziali dove risiedeva lui. In tutti i condomini grandi ognuno c'aveva il controllo, so. Entrata unica, accesso unico con controllo di temperatura, sempre. Mia madre è arrivata un giorno prima di Capodanno cinese, il giorno di Capodanno cinese, cioè la vigilia. 24 mattina. E da quel giorno lì i controlli hanno cominciato a intensificarsi con i controlli della febbre e pian piano hanno cominciato anche a chiudere alcuni ingressi di condomini per controllare soprattutto, non so, le zone un po' più residenziali da quelle un po' più villaggio. Ovviamente soprattutto questi giorni sono stati caratterizzati dal fatto che per un mese, comunque da quando si erano alzate le prime voci a fine dicembre, fino al 20 di gennaio i morti erano 4-5, poi adesso per una settimana ogni giorno 20 morti in più nello Hubei e un morto ogni tanto in qualche altra parte della Cina, quindi diciamo che questo ha cominciato a preoccupare anche un po' di più. C'è questo atteso picco, almeno io ho letto così dai giornali cinesi, per esempio in alcune città come Guangzhou, Shenzhen, in 10 giorni, quindi questa situazione verrà monitorata molto bene per le prossime 2 settimane e poi se effettivamente sarà fuori controllo magari le misure prese saranno effettivamente efficienti, altrimenti era prevenzione. Sul volo questa mattina com'era il clima? Normalissimo. Tranquillo, normalissimo. Tutti con le mascherine, chi arriva da lì comunque è abituato, fa anche piacere in un certo senso, io lo dico da chi c'è stata. Sì, anche un modo per fidelare gli altri. Sì, 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 esatto, sì, sì. Infatti anche sì, anche, noi anche per esempio adesso la Guangdong, la regione, la sud della Cina, ha introdotto le mascherine obbligatorie per i mezzi pubblici, se non ci sono non puoi salire, quindi diciamo tutte le misure preventive sono state, cioè vengono applicate in maniera efficiente.